Ecco qua. Eccoci qua, allora buonasera, bentrovati al consueto appuntamento del lunedì letterario di Fare Futuro. Oggi è un giorno particolare, non potevamo immaginare con l'autore che ospitiamo oggi, che è Gianni Scipione Rossi, intanto saluto e ringrazio. Ciao Gianni. Non Grazie a te, buonasera, buonasera a tutti. potevamo immaginare, insomma, quello che è accaduto poi appunto stamattina, quindi diciamo questo 12 giugno diventa a suo modo una data storica, ovviamente per la morte di Berlusconi, che ha segnato politicamente gli ultimi 30 anni della storia d'Italia, prepoliticamente anche prima, possiamo tornare serenamente ai primi anni 80, insomma, personalità che sicuramente va ricordata, ne parleremo tanto nei prossimi giorni, ovunque, non solo in Italia, come abbiamo visto tutte le testate straniere hanno titolato la morte appunto di Berlusconi. E quindi Gianni, prima di passare al tuo libro che tra un po' presento, ti chiederei, lo farò anch'io, magari un ricordo personale di Berlusconi. Ma guarda, intanto veramente è abbastanza strano, voglio dire, parlare questa sera di un libro, di altre cose, non decidiamo noi la sorte degli uomini, quindi parlare di Berlusconi. Io partire dal contrario, cioè, ho visto sui social qualcuno che dice che è contento, insomma, questa è una cosa che francamente mi lascia perplesso sulla qualità umana, culturale, di una parte degli italiani, no? Berlusconi si sapeva che stava male, quindi ci aspettavamo, ci siamo onesti, che insomma, se non ho tra magari un mese, 2 mesi, ovviamente auguriamo lunga vita a chiunque e non a Berlusconi, voglio dire, però è chiaro che sapevamo che immaginavamo che insomma, non poteva durare poi tantissimo. Come si può ricordarlo? Io dico una cosa, forse non diranno, sarò smentito tutti dai grandi commentatori. Io lo definisco uno statista. Nel senso che è stato uno statista. Tu hai ricordato per 30 anni ha segnato col suo nome la storia d'Italia. 30 non sono pochi, eh? 30 anni non sono pochi e lo fece quando nessuno ci credeva. E, ovviamente, fatto il giornalista politico nella vita, quindi l'ho incontrato tante volte, non tantissime privatamente, la verità, ma comunque sia, l'ho incontrato tante volte, ma a 30 anni di distanza, perché a questo punto quasi veramente 30 anni, posso dire come l'ho incontrato la prima volta, il novembre del 1990, e girava voce a Roma, Berlusconi stesso, preparando qualche cosa tra giornalisti, no? Ma sembra se che adesso lasciamo stare come anche io sono andato in Via dell'Anima, nel senso che riceveva persone per sondare il terreno, per capire tra giornalisti, intellettuali, scrittori, imprenditori, però non dico che ci fosse la fila. La fila non c'era quando sono arrivato io, non è che c'era la fila da porta, però ti davano un appuntamento e andavi per cercare di capire. Io non lo conoscevo francamente se non di nome, quindi non avevo nessuna contezza di Berlusconi. Oh, al di là dell'accoglienza signorile, diciamo, non è questo, è che, come poi ha dimostrato anche in seguito, in realtà parlava lui e non è che ti potesse fare delle domande. Cioè, no? Lui aveva una sorta di copione e ti diceva quello che pensava, cioè perché è necessario, secondo lui, fondare un nuovo partito, entrare e scendere in politica, perché nessuno era capace in quel momento e quindi ci doveva pensare lui. Perché il rischio era che se no i comunisti, lui li chiama comunisti, non post-comunisti, di sinistra, li chiamava comunisti, punto, e se no i comunisti vincono. Allora, durato una ventina di minuti, colloquio suo con me, non con lui, questo per essere onesti, il problema poi da giornalista è sempre stato con quello di fermarlo, non da solo con lui, ma insomma con lui era parte difficile, qualche volta ci si può riuscire con una grazia, quindi non era impossibile, quindi bisogna farlo con buona grazia, perché gli interlocutori devi, come dire,
attenerti a capire le regole del dialogo, no? Anche professionale, se gli fai un'intervista, tu devi capire farla, se no non sai fare il tuo mestiere. Quindi io ascoltai, dico la verità, quella sera, era tardo pomeriggio, uscii un po' perplesso. Da un certo punto di vista, un visionario. Io concordavo con le cose che lui diceva, ma il dubbio che mi venne era, ma queste cose, come è possibile che questo accada? Come è possibile che ci riesca? Questo è un progetto probabilmente utile in quel momento storico. Stiamo parlando, adesso devo ridire, novembre 1993, sappiamo di che cosa parliamo. Ma un po' da un certo punto di vista sono rimasto affascinato, perché è una persona molto empatica, dire, era e adesso era purtroppo decisamente molto empatica, chiara nelle, quindi lui diceva chiaramente qual era il suo obiettivo, però a me sembrava quasi impossibile. Passano pochi mesi, sappiamo, poi c'è la discesa in campo, poi ci sono lezioni, e rimasi sorpreso perché questo è io ricordo l'ultimo, è una cosa, sono cose banali, adesso non possiamo stare, non credo che sia interessante fare tutti gli incontri, quella volta che ti dice Luzzi, mi venga a trovare, lei può farcelo, cioè voglio dire di questo genere, che ha usato con tutti, che è una persona gentilissima, di grandissima umanità, devo dire, non sto qui, dice morto, lo dici, no, io lo pensavo prima, lo posso dire adesso, e sono orgoglioso di pensare, voglio dire, avendo conosciuto tanti politici nella mia vita professionale, è una persona di grande umanità e anche di grande cultura, perché tutti sanno, vabbè, quello che fa, no, cioè, no, era una grande cultura, poi un genio della televisione, dell'imprenditoria, questo è evidente a chiunque. Scusate se mi sono allungato troppo, ma insomma, mi hai in causa e quindi qualcosa mi sento di dirla in questa giornata triste, diciamo. Fatto bene, adesso lo faccio anch'io, ricordo molto rapido per far capire quanto fosse avanti rispetto ai politici coevi della sua, diciamo, generazione, perché mi ricordo, l'ho anche citato in un articolo che ho appena scritto, era dicembre 2012, quindi ormai Berlusconi era in campo da parecchio, da quasi 20 anni. E c'era il governo Monti in Italia in quel momento lì, e nell'allora PDL cominciò a, siccome Monti aveva un grande gradimento da parte del popolo italiano e aveva una maggioranza parlamentare ovviamente schiacciante, cominciò a girare l'ipotesi che Monti potesse essere il dopo Berlusconi all'interno del PDL. E cominciarono a lavorare a questo evento al Teatro Olimpico, che si chiamava Italia Popolare, avevano già il nome praticamente del nuovo partito, una 60 di tra deputati e senatori del PDL, e fece questo evento al Teatro Olimpico, io c'ero, per questo è un ricordo in qualche modo personale, e all'uscita dell'evento molti di quei politici dicevano, ah, però è andata benissimo, la sala era piena, no? Come se 60 parlamentari non riuscissero a riempire una sala, ma sarebbe stato abbastanza preoccupante. Torniamo a casa, quindi fai conto mezz'ora dopo, dalla fine dell'evento, io accendo la TV, canale 5, domenica live con Barbara D'Urso, ospite Silvio Berlusconi, prima domanda, che ne pensa Berlusconi Italia Popolare? Sarà Monti il nuovo leader del PDL? Assolutamente no, il leader sono io. 5 milioni di spettatori, non una sala piena, Italia Popolare nasce e muore praticamente in 2 ore. Questo per far capire quanto riuscisse a capire con netto anticipo, no, rispetto anche alla sua stessa generazione politica, dove stava andando di fatto la società, non solo i mezzi di comunicazione, e anche la politica. E quindi questo è uno dei tanti aneddoti. Comunque hai ragione tu, poi l'umanità, la simpatia. Io ricordo le scene elettorali con Berlusconi, erano divertentissime, e si chiudevano tutte con lui che raccontava barzellette o che cantava in francese, peraltro molto bene. Com'era. E sa anche cantare, voglio dire, si era cantavi, voglio dire, e una persona lui che parte da lì e arriva dove è arrivato e gestisce il paese, poi dire con alti e bassi, ma questo, diciamo, sarà primo come chiunque, perché vuole vedere quello che ha gestito il paese sempre ai vertici, cioè,
mi viene in mente una cosa, adesso lo so di barzellette, ma tu te la ricordi, voi la ricordate, la risata di Sarkozy. Cioè, Proprio volta, io pensavo che Sarkozy fosse una persona intelligente, per la verità, bisogna dire. Quando vidi quel ghigno, ho detto, ma allora qui stiamo, i francesi stanno messi male. Cioè, Sarkozy che fine ha fatto? certo. No, va detto che poi l'opinione pubblica internazionale su Berlusconi è sempre stata totalmente schierata, diciamo, contro. Quindi all'estero in realtà arrivava un Berlusconi molto peggio di come lo vivevano gli italiani. Questo ovviamente non aiutano le come Trump fuori dagli Stati Uniti, come Meloni fuori dall'Italia, cioè, poi c'è tutto un lavoro da fare. Questo non per giustificare ovviamente quella fase, Sarkozy, ma insomma io mi ricordo che quando andavo in giro per l'Europa per convegni tra scienziati politici, quando menzionai Berlusconi per loro era solo un demonio, punto. Cioè non c'era altra ipotesi, no, di lettura. Sai, però un po' perché la stampa internazionale lo raccontava in quel modo, però anche un po' perché la grande stampa italiana lo raccontava in quel modo. Perché alla fine non diamo troppa risposta, difendo la mia categoria, i corrispondenti all'estero no, non è, verrebbero scavare, potrebbero, ma alla fine, che cosa basano, salvo la grande intervista, eccetera, eccetera, che cosa basano le loro informazioni? Lei E con la azione. loro percezione della realtà la basano sui giornali, Sì, sulle certo. agenzie, su quello che si dice, su quello è. E questo si diceva, i giornali sparavano. Adesso si tratterebbe adesso di fare la storia, voglio dire, di questi 30 anni. Quindi si comprende perché viene veicolata un'immagine, no? Che però è in realtà diversa da quella che è la percezione degli italiani elettori. E Certo. poi fine che si vota meno, ma sono gli italiani elettori a decidere in una democrazia chi governa, insomma, no? È quello che è accaduto a tanti leader di destra da Berlusconi in poi. Questo appunto è una cosa interessante su cui riflettere, perché è raro che invece un leader di sinistra abbia nell'opinione pubblica internazionale, diciamo, no? Un Ma riflesso. forse qualche minore, però insomma, non, forse sì, qualche piccolo leader, diciamo. Dopodiché chiudiamo su questo. Non ci deve stupire ovviamente che c'è tanta gente che sta anche addirittura festeggiando la sua scomparsa. Però ho notato, e questo diciamo conferma un po' di tesi, che chi ha vissuto la politica, diciamo, di professione, in realtà tutti da destra a sinistra hanno scritto cose, come dire, belle, toccanti, assolutamente non irrispettose. Anche Lich Lein ha rinviato la direzione nazionale del PD, credo, per rispetto appunto dell'evento. Questo per dire che molti di quelli che lo odiano anche nel giorno della sua morte, in realtà sono persone che non hanno idea di cosa sia anche vivere alla Berlusconi. Berlusconi ha vissuto tantissime vite, tutte al massimo, di un'intensità incredibile, difficilissime, con tanti avversari e tanti nemici, e quindi anche solo per questo ci vorrebbe in qualche modo un rispetto più alto. Però chiudiamo la pagina Berlusconi, altrimenti qua il tuo libro non lo presentiamo oggi, e siamo qui per questo. Il libro di Gianni Scipione Rossi è questo qui, Ladri di biciclette. L'Italia occupata, la guerra civile 1943-1945, La memoria riluttante, Rubbettino 2023. Gianni Scipione Rossi è giornalista, una vita in Rai, possiamo dire. Dici Quasi cosa. una vita, insomma, gran parte della vita, diciamo. Una vita lavorativa, diciamo. Almeno di quella lavorativa. Insomma. Esatto. Dici cosa fai oggi, invece? Cosa faccio oggi? No, scrivo, diciamo che la mia la storia, in questo libro in particolare, è un flash storico, non è in realtà di storia, in senso stretto, diciamo. Non, e poi non mi piace farmi chiamare storico, gli storici hanno un'altra formazione, il suo mestiere, quindi io scrivo di storia da giornalista. L'ho fatto tanto, per tanto tempo, però è chiaro che se non devi andare, come dire, a governare qualcosa, lavorare la mattina, è più facile prendere le carte del tempo, li tiri su, quindi mi dedico essenzialmente a questo. Ho già altre idee, insomma, per adesso ci fermiamo qui. Questo è quello, poi ce ne sarà altro, speriamo. Ogni volta dico così, speriamo, non è detto, finché la testa, insomma, non si può provare, ecco, a contribuire a un dibattito pubblico.
in qualche maniera, perché di questo si tratta, no? Cioè, non è uno se lo scrive per se stesso, non è, quello lo sai già, non è quel punto. Senti, tu ti occupi di 2 anni molto, diciamo, particolari, 2 anni cruciali, se vogliamo, della storia d'Italia, partendo appunto intitolando il tuo libro come il famoso film di De Sica, come in realtà il libro che diede poi, no, spunto al film di De Sica, Luigi Bartolini, che tu citi proprio all'inizio. E peraltro è interessante la storia, io non la conoscevo, la storia appunto della trasformazione, no, del libro in sceneggiatura cinematografica, peraltro anche con una risposta piccata dell'autore del libro, no, che non era così felice della riproduzione appunto cinematografica a partire da Sica. Come mai parti da lì, dalla Ladri in bicicletta? Come mai intitoli il libro così? Perché anche io non lo sapevo. Adesso diciamo la verità, ovviamente mi sono rivisto, tutti noi abbiamo visto Ladri di biciclette, penso, immagino, insomma, sicuramente la mia generazione, ma anche quelle dopo di me, ancora oggi. E me lo sono anche andato a riguardare, la verità. E nei titoli di testa c'è scritto, ma io non l'avevo notato, perché uno guarda i titoli di testa, passano e poi guarda il film, insomma. È un po' come i titoli di coda che sono lunghissimi e sono obbligatori perché tutti, anche il macchinista deve essere citato tutto, però alla fine solo gli esperti diciamo, del settore guardano i titoli di coda, onestamente, anche perché è l'attore principale, ma quelli già li vedi subito, quindi non te lo guardi. E così questa parentesi c'è scritto tratto dal libro di Luigi Bartolini. Io non me ne ero mai accorto, ma in realtà ho casualmente, io apro con questo perché mi sembra simbolico, mi è sembrato simbolico. Perché qual è la storia, per breve, che ho scoperto anch'io, se tu lo sapevi, non lo sapevo nemmeno io, l'ho aperto iniziando questa ricerca, ho chiesto a tanti, anche storici veri, non giornalisti che si occupano di storia, ho fatto la domanda precisa, ma persone, proprio per avere la certezza che non stavo prendendo l'acqua calda, come dire, perché sai, talvolta hai idea, guarda, ho trovato cosa, invece è l'acqua calda perché ho visto la storia del cinema, ho cercato di che cosa accade? Che la di biciclette di De Sica è bellissimo film, peraltro, è un capolavoro vero, adesso non stiamo dicendo che il film è brutto. Ma in realtà è ambientato nel 48. Quindi stiamo parlando dell'Italia, da Roma in particolare, ma comunque l'Italia dopo la guerra, la Roma ancora povera, una Roma ancora provata da quello che è accaduto dalla guerra, dalle occupazioni, però è un'altra Italia, quella che sta ripetendo. Tant'è che anche se arrivati immediatamente dopo il 44, l'attacchino fa mettere le locandine dei francesi e americani che sono in quel periodo tra giugno e luglio del 48, perché è in quel periodo che De Sica gira il film. Quindi uno ha come immagine, io ho sempre avuto, ma credo tutti, come immagine, come sensazione, che quella era l'Italia in quel modo. E che è vero, solo che la storia non è. La storia non è quella, perché in realtà la bicicletta a bambini, perché è un libro anche molto bello da leggere, ovviamente ho ripreso l'originale, la bicicletta gliela rubo al centro di Roma a settembre, alla fine di settembre del 44. Ma alla fine di settembre del 44, come dire, non è più la Roma occupata dai nazisti, è la Roma occupata dagli americani, dagli angloamericani. Dagli inglesi, eccetera. E dice, furto può accadere anche domani, ne accadono tutti, no? Però Bartolini protesterà, ovviamente, i diritti, lo protesterà, cioè, per questo male, probabilmente lo pagano poco. Può essere anche che si sia arrabbiato perché poco ha guadagnato rispetto a un che poi è diventato un capolavoro. Questo è anche possibile, voglio dire.
ma la storia dell'arrabbiatura di Tolini che interessa qui, interessa il pensamento della realtà. Tu trovi un bel Sabatini, lo legge, dice: guarda bello quanto è bello questo libro, quanto è bello questo libro, propongo a De Sica. De Sica dice: sì, quanto è bello questo libro, fammi una sceneggiatura. Lui fa la sceneggiatura e la cambia. Qual è il punto che fa arrabbiare veramente Bartolini? È che lui racconta di, come lui dice, un gentiluomo, cioè come me, no? Che gli a quale rubano la bicicletta, ed è talmente bravo da battere. Quindi anche un gentiluomo, se vuole, abbattere i ladri. Lui era pieno a Roma del 44, adesso no, non adesso, ma lo era anche nel 43, lo era anche nel 45, nel 46, ma in quel periodo veramente era abbandonato a se stessa, diciamo così, nonostante la presenza prima delle truppe tedesche e poi quelle alleate. E dice: io scrivo una cosa per dire che un borghese, cioè un può battere altri, e quelli mi fanno un film totalmente diverso, in cui si vede, quindi dice, non si vede un gentiluomo a pagar loro. Non gentiluomo nel senso suo, nel senso di... No, sono tutti ladri, uno è un ladro sfortunato, diciamo, è un poveretto sfortunato, gli altri sono ladri, però è la storia. Allora, se la memoria di quel periodo, che io definisco equivoco, no? Questo biennio difficilissimo, tragico, su questo possiamo sprecare gli archivi, no? Se tu cominci raccontando una cosa diversa dalla realtà e collocandola in un po' diverso, hai già cominciato male a raccontare quella storia. Hai già cominciato male. E io, sarà pure ingenuo se vogliamo, però penso che intellettuali più dei politici, io penso agli intellettuali, perché i politici dovevano ricostruire il governo, le cose, no, cioè, avevano altro da fare, diciamo, mentre gli intellettuali forse potevo avere un filo di coraggio di più e raccontare le cose tutte, non che prima era meglio e dopo era peggio, che tutto è stato peggio in quel periodo. Voglio dire, non è che l'occupazione di Roma, perché quello accade a Roma, ma voglio dire, la pelle di Marte, di che parla? Della Napoli liberata, peraltro Napoli liberata dai napoletani, peraltro, mentre Roma non si è liberata da sola, diciamo. Ma lo stesso occupato, dove c'è la fame, dove si vendono i bambini, si vendono le bambine. È la stessa cosa che accade a Roma dopo, anche durante l'occupazione americana e inglese. Peraltro loro lo vedranno, perché non è che non se ne parla. Il dibattito pubblico, questo non c'è. Dice: ma se non... domanda che mi si potrebbe fare, sarebbe stato meglio se... questa è una domanda fissa. È evidente e scontato che, grazie di Dio, invece di vincere Hitler, hanno vinto gli americani. Questo è quello che penso io. Cioè, sono finiti vassalli di un povero pazzo. Non è una cosa che non poteva accadere, al di là di ogni altra considerazione. Quindi questo è il punto. Il punto è che noi abbiamo avuto per decenni, e oggi in fondo, una retorica che non corrisponde alla verità. La verità talvolta è meglio la retorica. Se, qual è? Molti devono difendere il loro passato. Molti dovevano difendere il loro passato. Io non ce l'ho mica Vittorio De Sica è stato un grandissimo artista, non è questo il punto, no? Non è questo il punto. Bartolini era un anarchico sostanzialmente, era andato al confino, poi è uscito, poi faceva mostre, un grande scrittore, ma un grande incisore, per la verità. Quel mondo è stato così, si usciva da una dittatura in cui tutti avevano avuto un loro spazio, a torto, a ragione, eccetera, eccetera. Nel caso di che si occupano di cinema, sono storici del cinema totalmente di sinistra, non sto parlando di storici del cinema di Cesai orientati, no, totalmente di sinistra, sono passati in un minuto da una cosa all'altra. Va benissimo, perché lo scrittore, il giornalista, il regista, l'attore di teatro o quello che volete voi, vivere. Io non ci trovo nulla male, non ne faccio una questione moralistica. Deve vivere, quindi faceva l'attore prima, dopo fa l'attore da un'altra parte, se no fame. Quindi non è che possiamo pensare che vivano in un mondo. Però mentre alcuni hanno taciuto e sono andati avanti
Quindi altri hanno cercato di raccontare una storia diversa, curando, omettendo, è un po' così. Questo ha pesato sulla nostra storia. Ha pesato sulla nostra storia. In fondo, ancora oggi, quanti anni sono passati dal 5 luglio, che è imminente, diciamo? Quanti anni sono passati? 80. No, dall'8 settembre quanti anni sono passati? Quasi 80, perché siamo lontani. E ancora ci accapigliamo su queste date, così come sul 25 aprile, o qualcuno vuole farci accapigliare su queste date, che sono consegnate alla storia, non c'è molto da dire, voglio dire, si chiede perché il 25, cosa è successo, eccetera, eccetera, non si sa. La verità è che del 25 luglio, come andava, si sa che è intervenuto il re e lì è tutta. E cercano le cose. Una cosa che, per esempio, scoperto col tempo, voglio dire, esiste un verbale del Gran Consiglio del 25 luglio? No, perché non si faceva, non c'era verbale. I verbali erano del Consiglio dei Ministri, sono, alcuni vanno persi, ovviamente anche i documenti, per dire, cioè, esistono anche, sono stati pubblicati nel centrale dello Stato, i verbali dei consigli dei ministri della Repubblica Sociale. Sono pubblici, voglio dire, per il Gran Consiglio non c'era verbale, c'era uno stenografo. Lo stenografo era lì e stenografava per poter fare poi il comunicato ufficiale, se no non si dava. Poi dopo si faceva il comunicato ufficiale, Mussolini approvava e abbiamo risolto il problema, voglio dire, non è che possiamo, però quei verbali non esistono. Perché? Lo stenografo quel giorno fu mandato via, si chiamava Kukelli, originalmente Kukelic, ed era triste, non c'è. Quindi di cosa stiamo appellando? A cosa siamo attaccati? Alle memorie dei vagonisti. Alle memorie dei vagonisti, a parte quelli che sono stati, come dire, fucilati, che sono sopravvissuti, hanno raccontato ciascuno la loro versione. No? È così, adesso la smetto con questa, perché non è il tema, non è esattamente il tema, però un po' sì, cioè noi ci siamo affidati a ricostruzioni, talvolta come De Felice temeva, e in parte è accaduto, perché della storia si può fare un uso politico, ed è la cosa peggiore che possa accadere. Si dimenticano i particolari, si mettono ad un canto, no? Per dire, nella storia del cinema si sa, dice, ma c'era la censura. Sì, la censura. Poi si sono accorti che la censura dell'Ottiana era anche peggio. Non peggio, era più pregnante, nonostante era Andreotti responsabile, sottosegretario. Non, la censura c'è sempre stata. La censura nasce con Giolitti. No, non è che l'ha inventata Mussolini. Poi, durante la dittatura, è inventata, tra virgolette, la censura a monte. Questo sì, e infatti è la dittatura. No? Certo. Ma la censura, naturalmente, c'è sempre stata. Solo che in quella fascista si guardava soprattutto il senso politico del film, no? E poi sono venuti fuori le prime smudi. Questo durante. Dopo si buttò più sul, diciamo, sulla morte. E quindi i smudi non si potevano fare più. Però c'è sempre stata. Facciamolo e capiamo come funziona il sistema. Del cinema, che è parte della cultura, non è una cosa astratta, no? Certo. Senti, ma quindi tu dici che questo biennio che tu chiami dell'ambiguità, della memoria riluttante, eccetera, se fosse stato, come dire, vissuto e interpretato diversamente più dagli intellettuali che dai politici, come ci hai già detto, probabilmente oggi avremmo una memoria condivisa migliore. Ma sì, poi condivisa, sai, accettata, diciamo, accettata, perché condivisa, se noi ci rifiutiamo ai combattenti, tanto per essere chiari, da una parte partecipato alla resistenza, e dall'altra chi al nord, perché non riguarda tutta l'Italia, Italia è veramente cada in due, non è che noi parliamo come se in Sicilia, no. Riguarda l'Italia del Nord e i combattenti delle due parti, è chiaro che loro era difficile immediatamente
riappropriarsi, anche se c'è un caso popolare, ce n'è stato più di uno, ma insomma quello che si ricorda di più, ma non è stato molto raccontato, è quello del Capodanno del 47, quando un partigiano comunista era compagno di scuola di un soldato invece sociale e organizzano all'interno di Perugia una stretta di mano, una cosa per dire combattuto, ma è un'iniziativa del comunista, peraltro. E si scatenò un putiferio in realtà. Sui giornali del fatto locale, in grado unità, dice sì, una bella cosa, però insomma non facciamo sostanzialmente, e quindi la cosa muore lì. Mentre invece Mario Missiroli è tutta un'altra cosa, perché interpreta in che maniera il pensiero di De Gasperi, che stava il partito con l'America. Allora, è ingenuo pensare che si potesse replicare ovunque questa stretta, no? Forse sì, ma ci hanno provato qualcuno oltre quei due poretti di Perugia? Qualcuno ci ha provato. Però il clima generale è stato diverso, insomma, era un periodo in cui, per esempio, di Elio Vittorini, che poi diventerà tutt'altro, no? Fonda il Politecnico, siamo alla fine del 44, e dice, bisogna cambiare la cultura. No? La cultura va cambiata perché questa non ha senso, eccetera, eccetera. Perfetto. E dobbiamo, di fatto, dice che dobbiamo andarci al modello sovietico. Questo dice Vittorini. Poi dopo ci ripensa, lida contro gli atti, radicale, lasciamo stare. Però in quel momento, Vittorini, 2 anni e mezzo prima, stava al convegno degli intellettuali di dice, ma può accadere? Sì, può accadere tutto. Vita, però tanto è stato dimenticato per un sacco di tempo, è scoperto dopo. Se tu prendi un libro di Vittorio nella Bibbia, non c'è mai scritta questa cosa, non c'è mai cosa da recare, l'ho trovato, a guardare, si sa, è noto, non è, è certificato, non tutti quelli che furono convocati da Goebbels andarono, per la verità, lui sì. Perché? Non sa nemmeno perché, l'importante è non dare i fatti. Se tu passi da Goebbels alla cultura sovietica, cioè, facciamo un esempio tra cinema pari, Blasetti è uno dei più grandi registi che ci sia mai stato, insomma, no? Quello che fa l'elegia della mano Roma, ambientandola peraltro a Viterbo, sono viterbese, quindi mi diverte la cosa. E dopodiché, dopo la guerra, scrive un film che si intitola Fabiola, sulla persecuzione dei cristiani all'epoca, tratta un romanzo del 700 di un inglese, eccetera, eccetera. E Togliatti lo recensisce positivamente, dicendo, citando con il suo pseudonimo Roderico, eccetera, su Rinascita, che questo dobbiamo imparare, come ha detto Molo, recentemente Motov, e tutte le strade portano al comunismo. Io capisco tutto oggi, cerco di spiegarmi bene, capisco tutto, è una lotta politica. Blasetti ringrazio onorato, tanto per chiarire, capisco tutto, però forse, non dico immediatamente, ma qualche tempo dopo forse si poteva raccontare le cose un po' meglio, no? Quando esce il film di Montaldo sul romanzo di Giose Rimanelli nel 64, nel 65, forse nel 66, perciò non ricordo, tiro al piccione. Non fu un peraltro un grande film, ne discusse molto, il libro pubblicato, stranamente, poi Giose Rimanelli era veramente un repubblichino per caso, come c'è gente che ha detto la mattina, lo dice anche Calvino, se stavo di quel Nuto Revelli, dice, se quel giorno mi fatto picchiare sarei stato dalla parte. Lo stesso Italo Calvino, che pure anche lui diceva che la cultura doveva essere comunista, dice, era un attimo. Questo prendiamone atto, voglio dire, era un attimo, quindi prendiamolo per... Poi
chi ha combattuto la parte giusta, non chi hanno combattuto la parte giusta. Quando uscì il diario clandestino di Husky, no? E lui era un internato militare. Per quanto tempo si è parlato in Italia degli internati militari? Eppure, no, non se ne voleva fare. Quanto tempo ci ha messo, adesso mi sfugge il nome, l'ex segretario del PC, adesso ho un momento di buco di memoria, e Natta, che lui in internato, non lo pubblicarono subito, lo pubblicarono dopo 40 anni, il suo diario. Qualcosa c'è stato in questo paese, la cultura di questo paese, la politica fa il suo gioco, la politica fa il suo gioco, questo è normale. Normale, sarebbe ben strano non lo facesse, però insomma il mondo degli intellettuali di qua, di là, di su, di giù, ma secondo me non si poteva fare una narrazione, come si dice, non è una bella termine, però la narrazione poteva essere un po' aderente alla realtà. Poi te la prendi con che posso dire, con parte perché era un canguro, la lezione è nell'elenco dei canguri stilato da Mussolini e pubblicato dalla Corrispondenza Repubblicana, che è una fesseria folle. Cioè, tu dichiari che Tizio, Caio, Sempronio, 50 li pagavi. Forse li pagavi poco, da dire. Cioè, che se t'hanno tradito tutti, forse interroga su che senso abbia pubblicare, però viene pubblicata con un elenco, dove ci sta pure Malapace, e dopodiché dice, segue la puntata che non è mai apparsa, non è stata mai pubblicata, ma non aveva, cioè, capisci, però in quel momento sta parlando signore, diciamo che sta al di là della realtà, no, tutti traditori, fatti una domanda, fatti una risposta, si dice a Roma, insomma, no, se il dittatore era il capo del... Capo del governo, ministro della nautica, ministro della guerra, ministro della marina, con chi te la prendi? No, per dire, no, cioè, voglio dire. Senti, ma tu giustamente dici anche i tentativi, no, fatti più avanti, anche parecchio più avanti negli anni, poi sono stati complicati. No, tu citi il famoso discorso di Violante alla Camera. Ma sì, non fu ben accolto. Eppure io lo ripreso integralmente. Teniamoli insieme, citi il libro di Vivarelli, La fine di una stagione, no? Che è ancora successivo. Anche quello fu una tragedia. Quando uscì, cioè Vivarelli e Roberto Vivarelli, in realtà era giovanissimo, il padre ha scoperto dopo quando e come è morto in Italia, era un soldato, era un militare, e fu ucciso, e i fratelli Vivarelli rimasero orfani e aderono alle guerre. Ma aveva 15 anni Roberto, l'altro non aveva 16 o 16 e mezzo. Cioè. Quindi possiamo immaginare che cosa, voglio dire, potessero capire due ragazzi, tanto che il padre era nato in guerra per l'Italia e non era dovuto. Questo è accaduto come tante, come in Italia si è accaduto. In realtà sul ponte, sulla rivista del ponte, l'aveva già detta questa cosa. Diventa un autorevolismo storico tra virgolette democratico, come se ci fossero, perché viene definito tale, o ci potesse essere uno storico democratico e uno storico antidemocratico. Lo storico in realtà dovrebbe raccontare i fatti, cercare di spiegarli, non dovrebbe essere poi se poi privatamente vota per Tizio, per Caio, questo è abbastanza irrilevante, perché quello il suo voto non dovrebbe incidere sulla interpretazione, ma non sulla narrazione dei fatti, se è storico. In ogni caso, lui è noto per essere uno storico democratico e laico, democratico, e persino antidefriciano. Era il caposcuola, era il caposcuola di una interpretazione opposta, comunque diversa, del fascismo rispetto a quello di De Felice, quindi considerato. E dopodiché c'è il libro, Paolo Mieri glielo recensisce in anteprima, un mese prima che andasse in libreria stampa, e lo recensisce in maniera equilibrata, in maniera una,
devo dire una bella, sono andato a rileggere tutto, una bella, ovviamente, entro in evidenza che è una sorpresa, eccetera, eccetera. E cioè, giù fuori, giù via di Dio, insomma, voglio dire, contro Vivarelli. Ah, ma perché non l'hai mai detto? Perché non l'hai mai detto? Ma perché Giorgio Bocca non ha detto che aveva scritto un articolo, qualche articoletto antisemita sul giornale di Cuneo, voglio dire? Perché Gabriele De Rosa non ha mai detto, scritto un altro? Gabriele De Rosa, grandissimo storico, prima comunista, poi democristiano, grandissimo storico, per carità, l'ha tenuto nascosto per 50 anni. Voglio dire, forse sarebbe stato meglio dire l'ho scritto perché c'avevo 18 anni, cretino, no? E quindi l'ho scritto, mi pento, punto, andiamo avanti. E questo sarebbe accettabile sotto il profilo, tra virgolette, etico, no? E invece questo non è stato fatto. Allora, lì ha scritto questa cosa molto umana, questo libretto, un piccolo libro, eccetera, sul perché, senza nessuna pretesa, come di dire che avevo ragione io. Attenzione, lui non dice questo, come Mazzantini, tanto per essere chiari. Non è questo il punto. È così che viene fuori lo scandalo. L'anno prima, il fratello, Piero Vivarelli, pubblica un libro che viene recepito allegramente dal Corriere della Sera. Piero Vivarelli, però, era un'altra persona. Lui era più grande e quindi aveva combattuto serio. Dopodiché diventa tutt'altro. È l'unico italiano che si è iscritto al Partito Comunista Cubano. Racconta, poi è un regista, scrive, è anche tra i registi che compila, sono tantissimi, il documento in morte di Berlinguer. Per Piero Vivarelli non succede niente. Oh, che bello il fascio comunista, oh, che bello quello. Perché era un uomo di spettacolo, come tanti, come Dario, come tutti, cioè, stavano a caso, talvolta per caso, talvolta non per caso, ma insomma non frega niente a nessuno. Quello è un cantante, quello è un regista, fai. Il povero storico invece è stato massacrato. È stato massacrato. Allora, qualche problema c'è. Adesso Violante, il presidente Violante non è stato massacrato, ma insomma quel suo intervento, invece io ho visto dalla prima all'ultima riga, anzi l'avevo pure sentito, per la verità, ma insomma, dai, vedete, è di un equilibrio, di una serietà che gli fa onore. E che fa onore. E quello è il modo giusto di affrontare. Se non parleremo per generazioni ancora, chi stava di qui e chi stava di là, dimenticando che era. Faccio l'esempio perché ne ho pubblicato il diario, lo studiavo tanto. Attilio D'Amaro, diplomatico, storico, eccetera, era nazionalista, poi una via sociale, Perù, ma non è che diventò mai comunista. Il figlio era comunista, era vicepresidente della Lombardia, insomma, voglio, eppure hanno continuato a parlarsi. Non è accaduto moltissime volte. Ci sono tantissimi casi, fratelli, uno parte uno dall'altra. Adesso non qui l'elenco, sarebbe stupido, ma però esiste, perché è stato un momento divisivo, è stato un momento di tragedia complessiva del paese. La morte della patria, sì, la morte della patria, qualcuno l'8 settembre, ma per molti anche prima. Quando scopri che tu hai fatto una guerra di Guido, Mussolini, una guerra che nessuno vuole e che la stai perdendo in maniera disastrosa. Tu dici tutto a posto e sbarcano gli alleati in Sicilia. Voglio dire, tradimento di un popolo, perché tu gli hai detto che si vince e che dura anche poco, perché tanto quelli vincono e quindi... Ora, intanto poi la storia non la puoi raccontare così, infatti faccio un libro di storia, però la sensazione del popolo era questa. E allo scontro, diciamo, partecipano pochissime persone. Quando parla di la casa in collina di Varese, la casa in collina era il luogo della grande maggioranza degli italiani, lo dice lo scrive Bocca, lo scrive De Felice, cioè è no. I combattenti non sono tutti, sono una piccolissima minoranza. Il resto degli italiani aveva solo che finisse questa tragedia infame, no? Che finisse la guerra dichiarata senza il loro, senza aver chiesto il permesso, come dire. E un'alleanza folle e che si potesse continuare a fare mentre c'erano i bombardamenti e c'erano gli estragi e c'erano si ricorda, sì, no, le hanno fatte questi, le hanno fatte quella anche tra di loro, nessuno, raramente, ormai sì, un po' è passato, se no non diceva niente di Porzius, come dire, la guerra civile è brutta, attenzione, all'epoca contestualmente tutti parlavano di guerra civile, gli uni e gli altri, certo.
Poi la guerra civile a un certo punto è diventata un concetto impronunciabile. Parlavano di guerra civile. Se uno va a vedere le memorie, di guerra civile, parlo dei resistenti, non dei repubblicani di Salò. Era normale. Dopodiché col tempo no, e non era guerra civile, la guerra di liberazione, eccetera, eccetera. Certo, la guerra di liberazione, soltanto che se non ci fossero stati gli alleati non si vinceva niente. È storicamente provato, non è una cosa che dico io perché sono pazzo. Tra l'altro, voglio dire, io ho un prodotto che lo ricordo perché poi non era anche, ma era un patriota, era un partigiano. Io non ho nessun pensiero condito dentro di me, cioè non è, io a osservare cosa è accaduto, le tragedie che ci sono state, i responsabili della tragedia, si sa che ci gira intorno, e però come è stata raccontata questa cosa. Guarda, se ci riesco, se mi dai il tempo, vai. Se questa mi perché mi è piaciuta tantissimo questa. Ah, guarda, l'ho trovato. Scavando, come dire, siamo che dunque, Reggio Emilia, siamo a Reggio Emilia, che viene data, mi pare, il 25, 26 aprile, 27 aprile, 45. Il CLN ha un suo, nasce subito un quotidiano locale, che si chiama Reggio Democratica, va bene? Credo che nel terzo numero, adesso non mi ricordo, forse l'ho scritto, ma insomma adesso questo è un po' rilevante. No, anno 1, 29 aprile, il numero dopo 5 numeri, esce per 5 numeri, per qualche mese uscirà ancora, ovviamente. C'è un corsivetto, uno pseudonimo, quindi non so chi l'abbia scritto, che si intitola in prima pagina Camaleonti, non Curi, Camaleonti. È breve, no? Tessere nuove sì, ma un momento di pausa. Perché, virgolette, fa capolino con la stessa sfrontatezza di coloro che al tempo del fascismo giuravano e spergiuravano con testimoni piacenti alla mano di aver partecipato ad azioni per vedere inserita la tessera la data del numero basso, col numero basso, quello è che apriva le porte alle alte prebende e all'armata. Giro in cittadine, parliamo di Reggio Emilia, facendo mostra di godere del nuovo clima di libertà e intravedono un conoscente della veramente gloriosa divisa del combattente della libertà, si precipitano loro incontro per abbracciarlo e ricordargli, esagerando, che i piccoli rapporti avuti o così almeno in passato, la storia si ripete. Io aggiungo, Lunganesi diceva, ho famiglia immortale. Io non me la prendo con questi poveretti che devono trovare il modo di campare quando stavano quel giorno. Cioè, voglio dire, che cosa facevano nella vita? Se eri un impiegato statale, cosa facevi? Ci sono stati degli eroi, stati dei resistenti, ci sono stati gli anticisti morti, ci sono stati, per carità di Dio, ma le persone normali, cioè il 99% della popolazione italiana allora, come poteva vivere? Tant'è che gli antemarcia sono diventati migliaia e subito dopo, no? Gli antemarcia una cifra e poi sono diventati, dopo, la cosa normale, non gli puoi dire che tira a campare con lo stipendio, per quello io dico gli intellettuali, le persone normali si adeguano, si adeguano. Cioè, punto, si devono adeguare a vivere, non perché non gli si può pretendere che sia il ciabattino o l'insegnante del maestro elementare che, come dire, eroicamente spiega al mondo come te, quello deve arrivare in mese. E io quello non dico, lo significo, lo comprendo, umanamente lo comprendo. La casa in collina e poi in fondo è quello. Sì. È quello non stare da una parte o dall'altra, speriamo che finisca. È quello che dice Salvatore Satta, che non è fascista, dice io vedo, oppure Gioacchino Volpe che si ritira a Sant'Arcangelo di Romagna, partecipa, è monarchico, dice sì, vabbè, i tedeschi, però qui, cioè, anche qui tutti bombardano, questa cosa da finire sostanzialmente. Cioè, questo popolo, questa Italia,
non è stata raccontata. Abbiamo fatto la visita. Chiarissimo. Adesso dovremmo andarci il perché, ma insomma servirebbe un'altra ora, e quindi ho dato che non mi potrei... fermo quando vuoi, quando volete, non voglio. No, volevo dire che alla fine verosimilmente non c'entra anche il come appunto siamo arrivati a quegli anni, il come è finito un regime, la guerra mondiale, poi la guerra civile, appunto come hai detto giustamente tu, perché se compariamo per esempio la storia italiana con la storia tedesca alla fine del nazismo, la storia italiana con la storia spagnola quando finisce la guerra civile spagnola, e c'è un regime autoritario che ha una transizione poi pacifica invece negli anni, fine anni 70, eccetera, è vero che verosimilmente quei due paesi rispetto a noi hanno una memoria diversa, nel senso che è molto chiaro quello che è successo, è abbastanza chiaro quello che è successo, da noi verosimilmente quella ricostruzione è ancora ambigua, appunto riluttante, perché ha avuto un epilogo diverso, mettiamolo così adesso, ma, ripeto, questo è tema da seminario con 10 storici, non... Appunto, voglio dire adesso... La risposta mia non può, cioè, se no veramente faremmo un... No, no, appunto, non era neanche una domanda, era verosimilmente. La domanda però è perché non c'è stata la Norimberga italiana, tanto per essere chiari. Ma in realtà in Italia i membri del, gran parte dei membri del Gran Consiglio sono stati ammazzati appunto da Mussolini, e quindi quelli non c'entravano più. Certo. Poi, lo dico per paradosso, ma chi erano i responsabili? Come si... Ah, alcuni dicono, alcuni di questi intellettuali che hanno scritto, Damiano, pare che lo dica, Damiano, dice, qual è il confine? Chi è che non è responsabile? Cioè, si può uscire da questo ventennio puri? È mica tanto, perché gli italiani, anche per i motivi suddetti, quelli del dobbiamo vivere, voglio dire, no, aderirono al fascismo perché c'era stata la guerra, perché c'era il biennio rosso. Non tutti, ovviamente, ma la gran parte della piccola borghesia, della piccolissima borghesia, e non so, e anche gli agrari sono i proprietari, ma i contadini, ma secondo voi nelle dedicate i contadini capivano che cosa stava facendo, cosa stava accadendo? No, non accadeva, non giustifica quello che è accaduto, poteva andare diversa, ma il primo governo Mussolini, la dittatura comincia dopo il 4, mica prima. Così, insomma, questa è la storia. Questa è la storia. Poi dopo le interpretazioni fatele come vi pare, però questa è la storia. Allora, chi è che deve dirsi puro? Anche il giornalista del Corriere della Sera, poi dopo scrive questo diario, non è fascista, se sarà iscritto, sappiamo nemmeno, talvolta manco si trovano le cose, ma... Al Corriere della Sera, appunto, non è che... Poi ci sono stati alcuni eroi, questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio, e a loro voglio dire, onore agli eroi della storia, i quali però sono pochi rispetto alla grande maggioranza delle persone. Certo. Ma tu che cosa avresti fatto? Perché la domanda è sempre quella, no? Io non c'ero. Esatto. Io faccio l'esempio. Mio padre, per esempio, ha cercato di andare. Non c'è riuscito, era amico. Cioè, è stato fermato. Un suo carissimo amico che io conosco perfettamente, quindi parlo di una persona che ho conosciuto perfettamente, non di un racconto di altri, si chiamava Gianfranco Chiti, tornava dalla Russia, si è trovato che è crollato tutto. Dopo un po' di tempo, con quelli che gli erano rimasti, ha aderito all'esercito riunito di sopra. Che fine ha fatto? Col tempo, stato, eccetera, non è diventato prete. Quando è uscito dal servizio come generale, si è fatto cappuccino, si è fatto ordinare, ed è in onore di città. E lui ha detto cose sulla riconciliazione politica. L'ha dette. Non è che difendeva la sua posizione. Non diceva di aver ragione, diceva adesso stringiamoci la mano. Certo. Penso che sarebbe stato utile, diciamo, non tutti hanno voluto che ci si stringesse la mano, era difficile per taluni, dove c'è stata strage a Sant'Anna di Stanzema, ma che cosa vuoi stringere la mano, voglio dire, certo. No? Mi pare, no? Insomma, no, però qualcosa di più, e comunque gli intellettuali
potevano narrarla in modo più accettabile, in modo più vero, in modo che non ci fosse sempre uno che dice no, sta dicendo stupidaggine, non è così perché quello è cattivo di quello, o è cattiva, non c'è una guerra buona nel mondo, non esiste, è cattiva di suo, guardiamo cosa sta accadendo, 400 bambini scomparsi, quello è la guerra, insomma, no? I criminali di guerra vanno, c'è la Norimberga italiana, in Italia c'è un'altra strada, però i tedeschi hanno fatto cosa di più. Beh, è diverso, certo, un po' diverso, diciamo, ecco, non, anche la Spagna ha fatto qualcosa anche di quello più. è diverso. Guerra civile, brutta cosa, eccetera, comunque fanno la strage di anarchici. Voglio dire, le guerre sono brutte, se sono civili sono anche più brutte. Però non è la stessa cosa della Quello Germania, intendevo. un dittatore ha fatto finta di niente, è andato avanti, l'hanno fatto morire in 50 giorni, quello che era morto, e l'hanno tenuto in piedi per fare il trapasso di fine. Ognuno ha una storia, voglio dire. Sì, quello che Questo è intendevo io. quello che penso io. No, quello che intendevo anch'io, dicendo che appunto la storia della fine di quel regime e di quegli anni è diversa comunque dalla storia tedesca, è diversa dalla storia spagnola, e forse in questa diversità sta anche quella, in parte, quella riluttanza con cui purtroppo però facciamo i conti anche a distanza di. Ma sì, ma guarda, l'amnistia Togliatti è stata criticata all'interno del Sì, mondo. certo. Ora, io sono convinto, non è che lo dico io perché è abbastanza nota, non sto dicendo una stupidaggine. L'amnistia Togliatti serviva anche per, come dire, attirare verso di sé un mondo, quello del cosiddetto fascismo di sinistra, che era, perché Vittorini era un fascista di sinistra, e effettivamente esistono un fascismo di sinistra, di centro, non contro le dittature, poi ci sono, no, delle cose. Aveva un interesse specifico a farla, è stata una cosa giusta e fu criticato per averla fatta. Togliatti fu criticato per averla fatta. Togliatti, che voleva portare l'Italia all'Unione Sovietica, è stato criticato per averla fatta l'amnistia. Ma si può continuare a vivere sempre senza mettere un punto? No, secondo me non si può. È sbagliato comunque. Poi dipende da me, non dipende da noi. Diciamo che in qualche modo ne paghiamo le conseguenze, appunto, anche 80 È un po' anni dopo. sì, è un po' sì. È questo. I ragazzi di oggi, i giovani di oggi, voglio dire, i licei sono quelli. Ma se nel libro di storia del Saitta, con il quale io ho studiato al liceo, c'erano quattro righe sui razziali e sulla Shoah. Quattro righe. Sì, saranno state otto, va. Non si parlava nemmeno di quello, non può pubblicare. E se questo uomo dice, ma è meglio no, aspettiamo. Ci Sì, mi questo lo racconti anche bene nel libro, quella storia lì. perché, insomma, come insomma? I professori che presero il posto dei professori universitari ebrei cacciati non volevano ridare le cattedre. Come hanno risolto alla fine? Hanno risolto facendo il doppione delle cattedre, ma non gli hanno ridato le cattedre. Per riprendere i beni sequestrati ci hanno messo decenni. E tutti stanno lì a dire, ma allora, no, calma, calma, dico io, raccontiamole tutte bene, senza scandalismi, senza moralismi, raccontiamoci quella storia, va, che forse tutti e i nostri figli, chi verrà dopo, forse potrà anche convivere con quel passato in maniera più. Benissimo. Ah, il tempo è terminato, non so se ci sono domande, proprio una al volo da chi ci ha seguito, altrimenti ci salutiamo qui. Io intanto ricordo il titolo del libro, eccolo qua, Ladri di biciclette, Gianni Scipione Rossi, L'Italia occupata, la guerra civile 1943-45, La memoria riluttante, Rubbettino 2023. Se non ci sono domande, io ringrazio di nuovo Gianni, ringrazio Una tutti. domanda di solito si fa sola, almeno una ci deve essere. Non li possiamo, diciamo, No, spremere. scherzo, ovviamente. No, scherzo, ovviamente. Io ringrazio ovviamente tutti e mi dispiace se sono stato lungo, anzi, non so, ma però non li governo io, quindi. Non sei stato lungo, abbiamo dovuto fare il primo quarto d'ora dedicato a Berlusconi, credo fosse doveroso. Opportuno, opportuno.
molto opportuno. Benissimo, grazie di nuovo a te e a tutti voi e buona serata. Grazie, grazie a voi. Grazie, buona serata. Buona serata. Grazie a voi. Serata, grazie a tutti.